Ciao a tutti, buongiorno Luigi. Mi raccomando, prima di iniziare, come sempre, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, e ve lo dico ancora una volta, iscrivetevi al canale. Siamo un po' un venditore di pentole, ma non importa, l'importante è che vi iscrivete al canale e che ci seguiate. Siamo a dicembre, siamo a fine anno. Come sempre, a fine anno bisogna un po' trarre le somme, bisogna un po' così, fare un consunto di quello che è stato questo anno, per quello che riguarda un po' tutta la nostra vita, ma in particolare per quello che ci riguarda il mondo della nautica, il mondo del diporto, il mondo della vela, il nostro mondo, il mondo che affrontiamo, che vi facciamo conoscere in questo canale, e dall'altra parte, con l'occasione, fare anche una sorta di previsione, in merito al 2024, al prossimo anno. Un anno particolare, beh, siamo sull'onda di quello che sono stati anni difficili del Covid, un anno in cui il Covid piano piano è diventato un ricordo, un anno che, ma se partiamo un po' da quelli che sono lo specchio del mercato, cioè dei saloni nautici, possiamo dire che abbiamo avuto un'altalena. Siamo partiti con una Düsseldorf forse un po' sottotono per quello che riguardava i clienti non tedeschi, ma d'altra parte era un salone che non si faceva da 2 anni, quindi ci sta, non è una cosa strana che dopo 2 anni, no, ci fosse meno gente, quindi in realtà non ci siamo neanche stupiti più di tanto. Per arrivare alla Gran Motta, che è una fiera sempre un po' particolare, perché la Gran Motta è una fiera dove diciamo pochi ma buoni, perché è un posto un po' difficile da raggiungere, ci sono dei video che vi racconto un po' della Gran Motta. Per arrivare poi a Cannes a Genova, che ci hanno dato 2 segnali veramente contrapposti, perché Cannes forse anche quella è un po' sottotono, e Genova che invece continua a crescere e ci ha dato invece soddisfazione, come ci ha dato molta soddisfazione in maniera del tutto inaspettata la fiera di Salerno a inizio novembre. Quindi un'altalena per quanto riguarda le fiere, quindi un mercato forse anche questo un po' in altalena, un mercato che possiamo dire con molta tranquillità, un mercato che ancora è in espansione, non è più con quella crescita che abbiamo vissuto dalla fine del lockdown fino alla fine del 2022, inizio 2023, ma un mercato che si è un po' appiattito, non è un mercato in discesa, è un mercato ancora in salita, ma non è più con quella salita vertiginosa, esponenziale, ma è con una crescita, se vogliamo, molto più stabile, con una linea, non dico piatta, ma quasi piatta. I motivi li sappiamo, sono cresciuti tanto i prezzi, sono cresciuti tanto gli interessi, soprattutto gli interessi hanno pesato molto perché i leasing ovviamente sono diventati per alcuni versi veramente molto molto pesanti. Però, nonostante questo, come dice, ci si trovano soldi, ce ne sono, possiamo dire questo. La gente ha ancora voglia di divertirsi, le barche si vendono e si continuano a vendere. D'altra parte l'ho sempre detto, no? Abbiamo passato il Covid, siamo ancora qua, abbiamo passato la crisi di Lehman Brothers, siamo ancora qua, abbiamo passato le Torri Gemelle, siamo ancora qua, quindi non è che dei prezzi alti o degli interessi alti come erano quelli del 2007-2008 ci spaventino più di tanto. Un mercato quindi ancora in espansione, ma se vogliamo con qualche, sia nel nuovo che nell'usato, con qualche momento di riflessione in più prima di acquistare un'imbarcazione. Un mercato che nel charter, per esempio, invece ha sicuramente avuto, possiamo dire, quello che è stato l'ultimo effetto del colpo di coda del Covid, perché è un mercato che è partito prima, finalmente, ad aprile, a maggio già c'erano delle settimane vendute, che bello, abbiamo iniziato a vendere, che poi invece ha subito ad agosto un blocco quasi inaspettato, ma neanche tanto, ma era normale perché molti clienti che andavano in barca, che facevano charter, dopo 2 anni che non potevano andare all'estero, quest'anno effettivamente avranno deciso di andare all'estero, quindi è stato un agosto molto ma molto scarico. Quindi se nelle vendite abbiamo continuato ad avere comunque una crescita, sicuramente il mondo del charter, il mondo del noleggio, il mondo della locazione, per usare il termine corretto, è stato invece penalizzato soprattutto nel cuore della stagione, soprattutto nel mese di agosto. Ho lavorato bene a maggio, ho lavorato bene a giugno, ho lavorato benino a luglio, ho lavorato bene a settembre, alle volte anche fino ad ottobre, ma invece certamente avuto un rallentamento importante su agosto per la mancanza di clienti italiani, ma per il motivo che vi dicevo prima. Sempre in merito al charter, che poi fa parte di questo mondo, perché poi non vogliamo parlare solo delle vendite, ma parliamo anche del charter, è un mercato
che ha visto un po' una caccia alle streghe durante quest'estate con tante imbarcazioni bloccate per la nota vicenda degli skipper, dei comandanti, che anche questo finalmente sotto l'albero sembra che sia in fase di risoluzione. Quindi, facendo una previsione per il prossimo anno, non dovremmo più avere questo problema perché avremo appunto un nuovo titolo che farà sì che non ci sia più questa caccia alle streghe da parte della Guardia di Finanza. Mercato delle vendite, mercato del charter, nulla di nuovo per quanto riguarda invece i marina, c'è sempre questa guerra per l'aumento delle concessioni, c'è sempre questa guerra sulla base della Bolkestein, ma lì ancora la matassa non è stata sbrogliata, c'è ancora un po' di confusione, c'è ancora ogni tanto arriva qualche mail da parte delle varie associazioni di cui facciamo parte, ci sono delle piccole vittorie, ma diciamo soprattutto sull'aumento dei canoni di concessioni, che speriamo non esplodano, perché altrimenti anche i posti barca, che già anche questi sono saliti parecchio, soprattutto in certe zone d'Italia, poi magari faremo un altro video in cui cercheremo di fare una mappatura di dove conviene ormeggiare o non ormeggiare una barca, ma se dovessero esplodere i canoni e le concessioni demaniali, certamente anche i posti barca aumenterebbero ancora. Quindi, detto questo sul mercato delle vendite, detto questo sul mercato del charter, fatto questa analisi, cosa ci aspetta per il prossimo anno? Ma richieste ne abbiamo, mercato si muove, ve l'ho detto. Andremo a Düsseldorf e con tutta il sorriso e con tutta la voglia di questo mondo, perché certamente il mercato non è in calo, ma è ancora in crescita. Ci aspettiamo che l'inflazione sia frenata, ormai sia rallentata, e quindi ci aspettiamo almeno un segnale di un'inversione di tendenza sui tassi di interesse, che darebbe certamente un grande, grande, grande aiuto al settore nel suo insieme, almeno psicologicamente, chiaramente dare l'idea che appunto non c'è più un aumento dei tassi, ma ci possa essere un calo, e quindi di nuovo un push, no? Potremmo dire, su quelle che sono le vendite. Ci aspettiamo certamente delle vendite che appunto non saranno quelle da champagne, ma saranno sempre con delle bollicine, ma ci aspettiamo un mercato del charter sicuramente in crescita. E cosa posso dire? Posso dire che bisognerebbe affrontare un po' di problemi, bisognerebbe affrontare, speriamo magari di questo titolo dello skipper, bisognerebbe affrontare un po' di problemi, nel senso di chiarire definitivamente quella che è la normativa sul leasing, in quanto c'è stata un'interpretazione un po' strana, quindi abbiamo leasing e banche che si comportano in maniera diversa. Come vi dicevo, i tassi di interesse non ci possiamo fare niente, dobbiamo un po' subirli, quindi aspettiamo, vediamo che cosa succede. Certamente, la cosa che manca forse in questo momento è qualche cantiere che faccia delle barche piccole o medio piccole, sono sparite, abbiamo solo barche grandi, e se vogliamo rimettere, avere un mercato che sia sano, avere un mercato che sia sempre in moto, in realtà avremo bisogno anche di barche medio piccole, quindi mi piacerebbe vedere qualche cantiere che si avvicina a questo mondo, rilanciando e credendo nella produzione di qualche barca piccola a un prezzo chiaramente accessibile, che possa portare ad un aumento del volano, un aumento del volume. Per il resto, le fiere saranno sempre quelle. Forse Düsseldorf sarà un po' in tono minore, perché certi cantieri francesi di catamarani grossi non ci vanno. Mentre per quanto riguarda i monoscafi troverete tutto, certamente alla Gran Motte ci saranno tutti, certamente ci sarà Cannes, certamente ci sarà Genova, quindi dalle fiere non ci aspettiamo grandi novità o grandi cambiamenti, noi saremo presenti come sempre in tutti questi appuntamenti, quindi vi aspettiamo. Certamente dall'altra parte ci aspettiamo anche una stagione del charter molto più normale, senza questo buco agostano, quindi ci aspettiamo di tornare verso la normalità. Si cominciano a trovare un po' di barche usate, anche questo è un segnale di cui tener conto, perché in passato le barche usate erano quasi sparite dal panorama, perché non avendo barche nuove, quindi se si iniziano a trovare barche usate, vuol dire anche questo che è un primo segnale di un mercato che non è più con quella crescita, ma che è con un rallentamento che sta crescendo a un ritmo
minore rispetto a quello che era prima, e quindi oltre a trovare ci sono più possibilità o meno attesa per una barca nuova, e quindi si iniziano a trovare anche delle barche usate. Le due cose sono ovviamente collegate. Spero con questo di avervi dato così un'idea di quello che è il mercato alla fine del 2023 e all'inizio del 2024. Certamente continueremo nel 2024 a fare le nostre chiacchiere sia di tecnica sia di a far vedere barche, a parlare di quello che è la situazione generale, a darvi consigli, a rispondere alle vostre domande. Quindi anche per il 2024 saremo con voi, continuate a seguirci, continuate a darci un like e iscrivetevi al canale. Ciao!